to fling myself into the everyday arms of the people, to sing, O shadow, you divide me, I cannot be divided, to fling myself into the heart of the struggle without remorse, to end the pain of wanting the old stick of self to be or not. This tongue at the precipice of the lips of a kiss, this throat roiling with the lava of song, to fling myself into the roaring into its roaring depths, lose myself in the fists on fire, in the vowels wide open, in the thronging cries, enter the zone of the simple, comradely embrace the world as it is, to be lived unflaggingly red. Buonasera a tutti, questo è un giorno particolare, è il giorno 13, è il giorno che avrebbe fatto il compleanno Jack Hirschman e l'avrebbe festeggiato in Italia, dove era atteso per il 30 agosto a Baronissa, a Casa della Poesia. Io partirei subito con le poesie di Jack. Allora, Era dovrebbe leggere quella poesia che è dedicata a Venere, le stelle di Venere, in albanese naturalmente. Ok, comincio? Sì. Un momento. Plak bishkrimi i Venerës. Kur përkullem me njëri tek tjetri, si palat e një kodi në formë e rashke. Të njëjtat pika glyf i njëti rebus tingulues. Prej gjymtyre e mimbra e tinguj të marimba. Mendosim fjallën si flatër në qëtsin e asaj në pritje. Të shtrirjes që është zotrim, po duke dëshëruar të tentoj, të depërtoj ajrin e ri të flakës, së përkullur të mendimit që zbulon. Plak mbi shkrimin e Venerës, të qetat që pik në dëgjim buzësh, që bjen herë mbi njërën e herë mbi tjetërën prapa, të ardhmja në cilën, këto vite dritë të vdekur, por të gjallë në sytë tu e të mitë. Por arritja yllit në mbështjell si një dëshirë e da e padashur nga horizonti i kohës. Questa è, non l'ho detto prima perché riguarda tutte le poesie, sono delle poesie che fanno parte di un libro, Poetry, pubblicato da Gilgamesh e tradotto in lingua albanese da Valbona Jakova, a cui dobbiamo non solo questo ma anche tante altre cose. Ecco, questo libro conteneva tre autori, c'ero io, Valerio Raimondi se non sbaglio e Jack Hirschman. Abbiamo scelto insieme a Valbona che mi ha aiutato in questa impresa, abbiamo scelto alcune poesie sia in lingua da leggere sia in albanese che in lingua italiana. Adesso Daniela leggerà La stella di Venere. Quando ci ripieghiamo l'uno nell'altro, come le pieghe di un codice a ventaglio, gli stessi punti glifi, lo stesso rebus sonoro di membra e membri e suoni di mariba. Mettiamo la parola per ala nella sua quiete, in attesa della distesa che è dominio, ma desiderando tentare di penetrare l'aria nuova della fiamma, ripiegata del pensiero che rivela la stele di Venere. Placide palpebre in ascolto di labbra che cadono
ora sull'una, ora sull'altra, dietro il futuro in cui questi anni luce già morti, ma nei tuoi occhi i miei vivi. E l'arrivo della stella ci avvolge come una volontà non voluta dall'orizzonte del tempo. Benissimo. Adesso Luan legge poesie da Shulipe. È la poesia che lui ha scritto per Angie, la moglie, la seconda moglie di Jack. E in italiano è poesia d'amore. Sì, è una poesia veramente molto interessante. Era l'occasione di vedere un po' le traduzioni in francese di Jackie Hirschman, e ho trovato un grande poeta molto interessante e molto figurativo e molto forte. Poesie d'amore. Poesie da Shurie, paraghi. Lumturie të gjitha lumturive, me delicatez tregon intimiteti, duke vën buzët e tua pikërisht këtu, është ky mendimi pa vetë vete. I shprehur edhe pse asgjë nuk thuhet, asgjë nuk është çdo gjë lakuriqi. Puthje që ka derdhur thërimet e kohës dhe orgji monedhash të hedhura e të gjitha në mendje, e tani vetëm me një palë buzë të jesh zakonshme. Vetë origjina e saj hapet për të zbuluar, është një e folur e quajtur shpirt, një gjuhë që është lumturia e të gjitha lumturive e pa përkthyeshme. È effettivamente una poesia molto molto bella. Ecco, è arrivata Sara in tempo, che appunto dovrebbe leggere poesia d'amore. Sara, due parole su Sara, l'ho accennato prima, vive in Belgio, a Mons, credo, si occupa di arte, però credo che sia napoletana, davvero. Ecco, abbiamo inserito, tanto lo sapete, di nuovo un gruppo che ormai da tanti anni di gli altri. Qualcuno chiude il microfono, però, perché si sentono delle voci. Allora, Sara, sei pronta? Sì, grazie. Buonasera, salve. Sono veramente emozionata di essere qui con voi. Salve, è un piacere. Ecco, come diceva Beppe, io vivo in Belgio, quindi vi saluto da qui e passo direttamente a leggere il testo che mi è stato indicato. Poesia d'amore. Beatitudine di tutte le beatitudini, delicatamente dichiari l'intimità, poggiando le tue labbra proprio qui. Dunque è questo il pensiero senza se stesso, espresso anche se nulla viene detto, nulla quando è tutto. Nudo bacio che ha versato le briciole del tempo e l'orgia di monete lanciate e incollate alla mente. E ora, solo con un paio di quelle labbra eccezionali, sua stessa origine si apre per rivelare. C'è un linguaggio chiamato anima, una lingua che è la beatitudine di tutte le beatitudini, intraducibile. Benissimo. Adesso Nicolò. Dove sei, Nicolò? Ti sei nascosto? No, eccolo là. Nicolò, il microfono. Buonasera. Ciao, Nicolò. Sto leggendo in albanese la poesia di Jack, quest'atto solitario. Ky akt i vetmuar. Mund të krijoj çdo gjë kur gjyten në këtë vepër të vetmuar. E me krijimin kuptoj se mund të riulur e të lë që çdo gjë që qëllot e ngrihet të bjerë nga gishtenjt e mi mbi fletë. Nuk bëhet fjalë për një hile, dhe eksaktësisht nuk bëhet fjalë për ndonjë disiplinë.
Më pëlqen kjo ndenjur vetëm, ndoshta më tepër se çdo gjë tjetër, madje më tepër se sa ti. Është sikur të jesh qartësisht gjallë, e të njëjtën kohë i vdekur. Një gumzhim në veshin tim më kujton se, madje, një robot ka vesh, rri në breg të lumit, në një skenë natyrore, njësoj si çdo gjë që shtyn penën time në përmjet ujit. Jam edhe mbi urë, jam gati të hidhem, asgjë nuk mund të më ndihmoj. Grazie. Perfetto, grazie a te. Buonasera a tutti, Matteo Cavicchini, pianista. Ringrazio sentitamente il caro amico Beppe per questo invito, per omaggiare, a mio avviso, uno dei più grandi poeti del Novecento, che è Hirschman, con quello che è il linguaggio universale in assoluto, che è la musica. E mi auguro di cuore possiate apprezzare questo mio umile e semplice gesto di affetto nei confronti di Hirschman e di gratitudine nei confronti di Beppe e di tutti voi. Inizierò con un brano di Gatsby, Summertime. Buon ascolto e buona serata. Allora Stefania legge questo atto solitario. Sembra te. Posso creare qualunque cosa quando mi immergo in questo atto solitario. E con creare intendo che posso restar seduto e lasciare che qualunque cosa si sollevi e si alzi e cada dalle mie dita sulla pagina. Non si tratta di un trucco, né si tratta esattamente di una disciplina. Mi piace questo star solo, forse più di ogni altra cosa, più persino di te. È come essere chiaramente vivo
e allo stesso tempo morto. Un ronzio nel mio orecchio mi ricorda anche che persino un robot ha orecchi. Sto sulla riva di questo fiume in una scena naturale. Quanto qualsiasi cosa che spinge la mia penna attraverso l'acqua. Sono anche sul ponte e sto per saltare. Nulla mi può aiutare e lo fa. Atterro nel tempo da cui ho tanto cercato di fuggire. Nulla è rimasto lassù che mi spinga in avanti. Non posso scrivere un'altra parola senza baciare il fantasma di me stesso nelle tenebre che hanno il sapore di domani, con le mani alzate, che si arrende all'alba con i denti in un bicchiere di acqua trasparente. Ve l'ho detto, posso creare qualunque cosa, incluso queste vecchie labbra. Non si sente, Beppe. Allora adesso viene Ucco che leggerà l'Umturia, finisce che imparo almeno a pronunciarlo, mi deve dare lezione il nostro Ucco che ha incontrato Jack. Questa mia lumturia. Ni gëzim. Në shpirt të se cili nga ne na patëm varosë. E patëm haruar. Nuk bëhet fjalë për shaka në ndonjë barë, as për ndonjë humorizëm intim të këndshëm, as për misi dashamirëse, as për një lojë të madhe, të shkëlqyeshme fjalësh. Rojnë ende të mbjetuarit asaj që ndodhe kur lumturia u varose gjallë, kur ajo nuk u pa më nga syn e sotëshëm dhe nuk duket as edhe kur njeri nga ne kujdes. Jeshtë largohemi nga të gjithë vetëm me atë që betet për e nesh, duke vazhduar të jemi qenje njërzore, pa qenje njërzore, pa të lumëtojnë. Grazie. Allora, Patrizia leggerà quella che è la felicità, la poesia. Sì. Ecco qua. C'è una felicità, una gioia nell'anima che è stata sepolta, viva in ciascuno di noi e dimenticata. Non si tratta di uno scherzo da bar, né di tenero, intimo umorismo, né di amicizia affettuosa, né di un grande, brillante gioco di parole. Sono i superstiti sopravvissuti a ciò che accade quando la felicità fu sepolta viva, quando essa,
non guardo più dagli occhi di oggi e non si manifesta neanche quando uno di noi muore. Semplicemente ci allontaniamo da tutti, soli, con quello che resta di noi, continuando ad essere esseri umani, senza esseri umani, senza quella felicità. Perfetto. Allora tocca a Valbona leggere un'altra poesia molto bella che si chiama Sentiero. Beh, impronunciabile per me. Valbona, microfono. È attivato? Mi senti? Sì. Mi sentite? Sì. Steg. Sko. Ti sembra io te fuir. Non se mendon, se nuk e kenja, gjeje. Për ta gjetur, gji i sinqert. Mëso sinqeritetin e qëllimeve, duke lejuar të hyjë jeta, pasi nuk mundesh me të vërtet të bësh ndryshe. Edhe ndërsa kërkon të ikësh, lëre që të të mbërthej e të të coptoj si një leximi shpejt, si një sentencë e brëndshme, që e ke pritur gjithë jetën, edhe pse nuk e kryer asnjë faj, lëre që të të rrëmbej, lëre që të të coptoj zemër, të kesh zemër të coptuar, është fillimi i çdo mikpritje të vërtet. Veshi i përulësisë dëgjon qytej kandjellave. Shih kandjellat që hapen. Ndjej duart e tua mbi ijet e tua. Gojën tënde që hapet si një mitër, duke i dhënë jetë zërit tënd për herë të parë. Shko duke kënduar e duke u rrutulluar në lavdi. Të jesh thjesht i shtangur në estazi. Shkruaj poezi. Benissimo, Valbona. Ecco, tocca a me. La poesia si chiama Sentiero. Vai al tuo cuore infranto. Se pensi di non averne uno, procuratelo. Per procurartelo, sii sincero. Impara la sincerità di intenti, lasciando entrare la vita, perché non puoi davvero fare altrimenti. Anche mentre cerchi di scappare, lascia che ti prenda, lascere come una lettura spedita, come una sentenza all'interno che hai aspettato per tutta la vita, anche se non hai commesso nulla. Lascia che ti spedisca, lascia che ti infranca, cuore. L'avere il cuore infranto è l'inizio di ogni vera accoglienza. L'orecchio dell'umiltà ascolta oltre i cancelli. Vedi i cancelli che si aprono. Senti le tue mani sui tuoi fianchi, la tua bocca che si apre come un utero, dando alla vita la tua voce per la prima volta. Vai cantando, volteggiando nella gloria di essere estaticamente semplice. Scrivi, scrivi la poesia. Ed ecco lo stesso testo letto dall'amico Beppe Costa, questa volta letto dall'autore stesso. Grazie, buon ascolto. Go to your broken heart. If you think you don't have one, get one. To get one, be sincere. Learn sincerity of intent.
by letting life enter, because you're helpless, really, to do otherwise. Escaping, let it take you and tear you open, like a letter sent, like a sentence inside you waited for all your life, though you've committed nothing. Let it send you up. Let it break you, heart. Broken hearted. The beginning of all real reception. Years of humility here beyond the gates. See the gates opening. Feel your hands going akimbo on your hips, your mouth opening like a womb giving birth to your voice for the first time. Write the poem. Simple. Write the poem. Grazie. Dalla raccolta di Jack Hirschman volevo che voi lo sapeste. Poesia che corre. Voglio cavalcare la prateria delle tue palpebre come un pezzato di bacio e battere sul tamburo di un fiume finché il suo ritmo si arrenda. E correre come un bambino piccolo con una maschera da scoiattolo e trasformare ogni ferita in poesia ed eliminare la maledizione dell'Europa con una filosofia rossa e asciugare la maledizione dell'alcol dalla bocca dei morti americani e guardare nei quattro angoli della sua eternità e leggere il cielo di Daino cantando lentamente sottovoce finché sarai accanto a me dicendo adobe, adobe. Come me ne stavo a letto quando ero un bambino con la testa piena di scuola, continuando a sussurrare adobe, adobe. Perché tu stavi accanto a me. Mentre lavoravamo per costruirla, mi aiutasti come mia madre e tutti i miei veleni mi hanno fatto dimenticare il tuo nome. Oh Bruna, oh Treccia, oh primo amore indiano, oh amore del popolo, ti chiamerò poesia che corre. Proprio perché sei ancora così quieta. Sentirti è come aprire gli occhi di qualsiasi prigione con una piuma. Il secondo brano che eseguirò sarà Mia Nanna di Franz. Thank you.
Adesso andiamo alla seconda parte e quindi ricomincia Daniela con la poesia dedicata a Jack, poi Era che può leggerla in italiano, in albanese, in qualsiasi lingua, tutte le lingue sono poesia. Dopo. Allora, con cadere. La poesia, quella Tina Modotti, non la leggiamo? Non manca, manca. Ah, perché manca un limbi. Se dovesse arrivare, la inseriamo dopo. Va bene. Allora, la poesia che non ho scritto per Jack, ma penso che a lui piacerebbe, perché è un testo che ho scritto per le donne che sono state internate nel campo di concentramento di Ravensbrück, che è stato proprio costruito specificatamente per le donne. Si intitola Cadere. Cadere. Lasciarsi cadere come foglie a novembre. Il muro alto, invalicabile. Nessuna ala traversa lo spazio invano scrutato tra terra e cielo. Cadere. Lasciarsi cadere o resistere. Muri. Dietro foreste di corpi. Le donne, quelle donne, stavano lì. Sentinelle a termine. Numeri da contare, da utilizzare, consumare finché si può. Fino alla scomparsa. Cadere, lasciarsi cadere come foglie a novembre. Dietro al muro l'occhio di Dio non arriva, nessuna ala in volo, lo spazio è interdetto, infetto. Il male senza volto percorre sotterranei d'aria, correnti nere coprono il sole. Lasciarsi cadere. A Ravensbrück era primavera, nel campo era inverno. Un giorno un canto gitano percorse la terra, un brivido, linfa sotterranea, filamento, radice, giunse fino a noi, fino ad oggi. Il sangue delle donne non si lava, resta nella memoria. Come foglie a novembre. In quel canto che vollero uccidere sta la forza del ricordo. Noi, oggi vestali della visione, intrecciamo le radici. Quella voce si eleva alta in un grido. Mai più, mai più cadere. Grazie, Daniela. Ecco, adesso Era nella lingua che preferisci. Poeti, poet, trupa njerëzor ende në kuturu, të zbrazët a plodrit shfaqe i veçon, thelbi ato i bashkon. Kush i bindet mirësis, ka bekimin e Perëndis. Poeti, poet, në kopshtet e shpirtit mbjet lullet e dritës, kokat terit e gricës u apret, poeti, poet, është qiriri dashuris, që nuk shuhet për jet. Poeti, poet, ky diell, kënge, ky vrasës si pa mëshirë shëmbrenge, banon të dashuria, u dhe rëfyesen që të qanë të lumëturia. Grazie. Grazie a te. Allora, Olimpi, non c'è Patrizia, invece, che ha una poesia da leggere. Attiva l'audio. Eccolo, mi senti? Sì, perfetto. Una tregua dalla vita, per essere grata al respiro e scoprire che c'è del ritmo. Scoprire che esiste il sorriso, per distendere i muscoli tesi. Una tregua per sentire il vento e fermare il tempo qui, ora, nel ventre contorto. Una tregua ora tra una lacrima e un sorriso. Una tregua ora, sospesa tra cielo e terra, come se l'aria fosse leggera e anche l'acqua respirabile.
come se potessi in uno stesso momento essere ovunque, come se tutto l'amore fosse una soffice coperta, una bandiera bianca da sventolare. Grazie, Patrizia. Ecco, adesso Sara. Spero che... Sì. Sara che è presente. Eccomi. Sì, l'ho scritta per Jack, ma non so se è proprio, diciamo, quella più adatta, ma ecco, mi è venuta così. Ti interrompo, il linguaggio è abbastanza originale e quindi credo che gli sarebbe piaciuta. Speriamo. Grazie. In un supermercato tutta la vita ci sta preimballata e stretta e imbustata. Il panty nero per femmine formose si espone a un passo dalla scatola di un metro pattinata per una coscia di maiale serrano, o sarà stata ad una troia, il genere non era indicato, essiccata in Spagna per mesi tozzi. Di fianco, ripiani di cibo per cani e gatti, coccolati, in casa. Qui tutto regna, domestico e addomesticato, solo sento persa in un improvviso nero universo, le mani su un carrello che sfila tra reparti e categorie, per un ordine gelido, buono per vendere. Nella minestra di verdure da preparare per la sera ci finiranno legumi nati in almeno 5 paesi lontani. Gli umani alla cassa in attesa riflettono un'identica cacofonia. Molto emozionata, Sara. Ma in genere quando leggo la poesia sì, mi piace. Consiglio sempre una lettura più serena, più lenta, no? Ma questa a tutti. Benissimo, ma capisco, perché io correvo e Arnoldo Fa un giorno in pubblico mi ha urlato che ero troppo veloce, quindi benissimo essere, anzi, se non si emoziona l'autore, perché quando, dopo che l'hai scritta, non è più tua, e quando la rileggi non la riconosci quasi. Quello dovrebbe succedere, quindi provoca emozioni. Potrei dire solo una cosa, però ho scelto volevo un ritmo molto serrato, perché trovavo che era il ritmo che volevo per quel testo. Era un ritmo che desideravo molto molto serrato, come succede in certe situazioni da realtà industriale. Ecco perché l'ho letta in quel modo così interrotto. No, non era un rimprovero, era anzi... No, spiegavo, diciamo, la mia ragione, non un altro. Ecco tutto. Quando andrei a sentire Jack, le urlava proprio ed era sempre in corsa. Poi un pezzo lo metteremo nel montaggio che farò. Jack, perché le leggeva per la strada con un megafono, spesso arrivavano i vigili e lo arrestavano. 5 volte in prigione. Thank you.
Stefania, la tua lettura. Una piccola annotazione per un testo mio recente inedito, non scritto per questa occasione, però per una stranissima coincidenza, come spesso accade, nel testo di Jack che ho letto precedentemente, lui parla di mani alzate. In questo mio testo anch'io parlo di mani alzate. Tra l'altro tu sei intervenuto, lo hai conosciuto a Roma 4-5 anni fa, mi pare, no? Che c'era anche in un piccolo locale, però è stata una serata veramente molto bella. C'era anche Marco che suonava. Ecco, adesso non volevo interrompere la tua lettura, ma volevo ricordarti questo episodio, perché ricordare Jack qui in mezzo a noi è una cosa molto bella. Vai. Siamo ai posti di smarrimento. Sventoliamo inermi mani alzate, lacerti d'appartenenza consumati. Siamo alla tragedia greca, alla tragica politica del ridere. Siamo dei rottami il vortice. Siamo al ballo in maschera e noi balliamo. Tronfi saliamo sul podio dei nostri presunti saperi. In verità nulla sappiamo. E scriviamo sulle macerie la poesia dei ruderi. Tutti fragili o fragilissimi, certo, a buon diritto, a ragione, ma non io, che ripasso della storia la lezione. I necrologi, le date, con sicura devozione, ed evinco il tragico destino dei forti. Leggo due punti, tutti morti. Grazie Stefania, molto molto bella. Grazie. Allora, adesso è la volta di Ucco, è tornato Luan, quindi dopo Ucco legge Luan, perché prima non c'era. E dai, Ucco, il microfono. Ba, strada e otte delle zosh poesie che scrivi tu per Jacob. Sì. No. Mir njohje. Jacob, i krejt fjaleve jesht subimtari i dashurive. Qeku i krejt dashurive njeshtri, subimtari i fjallive. Mlev polenë nga lule pynore, të shpirtrave të bukur, për të bërë këngë mjaltit, që shpirojnë shpirtrat nga këthetrat të gjëmbat, që përmbysin nga fronet mbretrit dhe mbretëreshat e së ligës, që mbjellin para fuqie, shpresë dhe lumturie, që e shpëtojnë njeriu në fatyrë qafen në greminat e terit të zi. Egër. Gjeku i krejt djejve, mjeshtri dhe sundimtari i dritave. Gjeku i të gjitha dritave, mjeshtri dhe sundimtari i djejve. Ky shkatërues i pamëshirshëm i netve njerëzore, olës, sy pa trembur,
e se ci fa giove, se li dice. Volevo chiedere a Nicolò se può preparare una sua poesia che dedichiamo a Jack. Quindi così va bene, Nicolò, dopo a Luana. Sì, con piacere. Può allora, preparare. Adesso Luana, così sì. Poi si prepara. Io non ho capito bene per scrivere una poesia per Jack, ma devo fare questi giorni, ma io posso leggere una poesia per i poeti che va bene per Jack. Va bene. Sto leggendo. Grazie. Il titolo è I poeti che dicono delle strane cose. Poetet son gjërat e çuditshme. Gjatë gjumit hipnotik, poetet son gjërat e çuditshme, shkruante dikur Jean Cocteau. Sigurisht, ata e shohin ndryshe natën e botës dhe agun njerëzor. Fijen e barit dhe vesin e mëngjezit mbi një shpirt. Drithërimin e një vajze të trisht me hapin e saj të përhumbur. Ata flasin për zjarën e qiell që ndizën e shuhen, kush e di, nga çdor. Poetët thonë gjëra të çuditshme, herë të mrezulluar e herë në jerm. Fjalë të shkëputura që ende në prer, kumte për lirinë. Poetesha duken me njëherë kur dashurojnë dhe kur janë të plagosura për vdekje. Poetët thonë gjëra çuditshme për fatet njerëzore, se në çdo themel ngrehine, ure, kështjelle, së pari duhet blatuar dashuria, thonë ata. Se legendat janë gjithnjë dashurie të pakryera. Udhëtime boheme është mbetur për gjysë. Kush e di në çham, kush e di në çbreg, ku qejt përthyen në detë. Poetët nuk din të gënjejnë, ata janë si fëmijët. Kur Lorcës i thanë se do t'a pushkatonin, ai nuk e besoi. Si mund të qëllohet një zëmër poeti në Grenadën e shenjtë, në bregorën ku bulzon ulliri? Kur në Rudën kolonelët e quan me forcë në spital, në klapin e tij të fundme, ai nuk e besonte se diktatorët mund të vrasin poetët. Kështu nuk besonin as adhuruesit e tyre. Dy plagë të hapura në tokë që ende janë mbyllur. Pasi aty janë në rrënjët e karafilëve të lirisë, karafil për kohët që do të vinë. Po, poetët thonë gjëra të çuditshme. Ata u murmurisin zogjve, sorkadheve, kuajve, din të paqtojnë shpirtra, të murmurisin pralla mistike, ku balozët, ku çedrat perandorët, neronët, më në fund gjynjëzohet në vdesin gjithashtu. Fjalët e tyre ende në përbot si flutura argjendi në kohë eklipsi. E spero che questa poesia sia anche tradotta, visto che tu trovi traduttori dappertutto, in tutte le lingue, spero di averla anche in italiano. Sì, Balbona l'ha tradotto in italiano, sì. E ce l'ho anch'io, guarda. Ecco. Grazie. La conserviamo per la prossima volta. Quando i poeti se ne vanno, ci lasciano la loro poesia che continua a vivere nei loro versi. Per Jack no. Per Jack questo non vale. Lui e la sua poesia sono un tutt'uno, è impossibile cercare di separarli. La sua voce, la sua presenza sono parte inscindibile della sua poesia, è impossibile restarne senza. Non basteranno solo le sue parole, dovremo portare con noi il suo essere, il suo impegno, le sue passioni, per ricucire quel tutt'uno che si è spezzato e per costruire una casa comune dove lui possa continuare ad abitarci assieme a noi. Ciao Jack. Ciao compagno. Adesso è il turno di Nicolò. Luana, ti chiude il microfono perché ogni tanto sentono rumori. Nicolò con la sua poesia dedicata a Jack. Në dy funde botësh,
Në dy funde botësh humb shikimin e mjegull dhe dylbit nuk hyn më në përdorim. Afërsia reale të çmall veç me të vdekurin, më mirë larg syshe dhe me përtej, por kur larg zemrës se ajo e pushton globin dhe kur bota të zvoglohet e toka të bëhet hën në sosje, për ty e ruan pak vend, në emrin tënd li një hën e re dhe shpreha larg syve, larg zemrës, tinglon e vjetër, bota s'është më ajo, qielli një ekran i vogël hollohet në kohë dhe deti deri në fund i kaltër si një pasqyrë. Në fund të botës mund të jetë kushdo, në një tavolinë bosh, por kafen do t'a pi me miqë e shokë, do të flasin, ta shohin e do t'i shohë. Grazie. Grazie a te. Allora, adesso tocca alla nostra Valbona, che ringrazio insieme ad Era per tante traduzioni che ha fatto in questi anni per noi. Dovrebbe essere premiata, chissà, per le traduzioni che ha fatto a noi, intendo, perché ci ha fatto godere anche di una poesia che altrimenti molti di noi non avrebbero conosciuto. Allora, Valbona, la tua poesia è dedicata a Jack, che dedichi a Jack. Grazie mille, Beppe, grazie per le parole che hai detto. Un attimo che metto... La poesia dedicata a Jack. Embryon ostitu. Ti mbetes një dasuri që vibron, ti eshin e një rënje të largët, ushqyer me pafundësin e vendeve, ku drita i buskesh linfës e fjallës, duke i këthyer vargjet në qudi. Diçka e pas kapshme dhe e vrutshme është qudia, që ngjall pena e fjallës dal nga burimi, që ushqen ngjyrat e shkrimit në vazhdimësi. Për sëritje e zmadhimin të prejardhje së saj. Në vedien e qenjës së thjesht ngrihet. Gjem latrat e tokës së zanafilës në rrahje zemrash të panjohura, trashëguar bashkë e këty, si pas një urdhëri hynor. Brenda zemrës me zhdër virtësi spartane të dalin nga male forcash njëra pas tjetërës të shumëta, ashtu si që janë afrohen tek të gjithë, dhe të gjithë shtangen, heshtin, pasi qudia është tytja e progresit, është thellësia e oqeanit që mbulon dijet e botës primordiale, është hedhja e hapit vendimtar drejt kënaqësisë së dhënjes së një vargu poetik që lind brenda një mi zemrash, dhe të gjitha këto zemra që ngjajnë me ne nga pak, mbartin dhe ndajnë tesarin e fshehur të poezisë tënde, të pasuruar me çudi. Me bujari i adhuron çdo njërit nga ne, jo si zemër, po si rrahje e gjallë. Ato vazhdojnë pa ndalshëm udhëtimin në rrugën e çdo poeti, në rrugën e çdo shteti, që koha i strehon në kujtesën e librave që mbesin. Kjo është poezia e një limfe të përjetshme, mbushur me dashuri njerëzore në çdo fjalë. Është fjalë drejtuar njerëzve të cilve u ishte mohuar fjala, u ishte mohuar drejtësia, pasuria, titull. Vargjet e tua i zgjasin dorën varfëris, me pasurit e zemrave të tua, i këndoje thjeshtësis, me tingujt e vargjeve të dedikuar indianëve të Amerikës, popujve të botës. Tani ti nuk ke më nevojë të kesh një titull,
pasi titulli më i lartë i çdo poezie, ishin zemrat e tua që mbartën këtë çudi me lehtësinë e fluturimit të një pëllumbi, si titull e mbolle mes nesh, tek ne dhe me ne vazhdojnë rrahjet e zemrës. Grazie Valbona. Hai preso il vizio di Luan, eh? Che avevo anch'io quando ero giovane. Scrivere dei romanzi. Sto scherzando naturalmente. Perché sto scherzando? Perché anche la mia è piuttosto lunga questa volta. E perché l'ho scritta nella settimana che ho passato sia con Jack, ma c'era anche Paul Polaschi. Siamo andati nelle scuole, in piazza, nei giardini e in teatro, e praticamente sono diventato il lettore di Jackie, sia nelle occasioni che ci è capitato, sia nelle scuole che in piazza. Abbiamo registrato lui, nessuno ha registrato me, quindi questa si chiama proprio Sardegna ultimo scorso, ed è ai gesti che ritrovavo. Fra l'altro era anche divertente, perché Jack e Paul inizialmente stavano nello stesso B&B, dopodiché non si sopportavano perché uno russava talmente forte, e quindi l'organizzatore ha dovuto cambiare B&B a uno dei due. Ed era anche molto divertente vedere questi. Purtroppo ci hanno lasciato tutte e due, in malo modo si può dire. Vabbè. Non pensiamo a, appunto, che i poeti, insomma, qualcuno dei poeti sopravvive alla morte, non tutti, perché quella ci piace dircelo che i poeti non muoiono mai. Allora, questa è l'ultima, dopodiché finisce la diretta, diciamo, e ci salutiamo, ma non ve ne andate, perché staremo ancora qualche minuto. Allora, leggo Sardegna ultimo scorso. Inforco non sei occhiale come ha fatto Patrizia. Ho ritrovato ancora tra le pieghe di questa umanità uno spiraglio che dà vita al cuore e respiro all'anima. Ho frequentato i senza soldi e i senza potere, scoprendo ogni avvoltoio che s'apre in un sorriso e in foto celebra il suo momento lucido. Ho visto poeti senza bagagli e scarpe, felici di comunicare a visi vivi e aperti. Li ho visti ancora negli spazi angusti morire abbandonati, mentre si aprivano le danze e i festeggiamenti fra complici, furvanti e accademici. Ho visto così tanto che ho voglia di spegnere questi colori di apparente inganno e dare quel cuore che resta a quei tanti che in silenzio sanno e ancora sostengono col loro canto il sogno che continuano a raccontare, con i pochi mezzi e scarse apparizioni, con solo la poesia del loro vivere e battersi soltanto, e non è poco. Mi incammino ancora più stremato verso la terra che il destino ha scelto, dove i colori si mischiano nelle tele dei pittori che vedono i miei paesaggi dell'infanzia. Non so di certo a quale vizio do il corso, se è solo il fumo o il volto di un amico, o forse più nascosta e solitaria si cela la mia preghiera di incontrarti ancora. Dove sarò, avrò cura certo delle stelle, che qui non so neanche se ci siano ancora. Forse ritornerò bambino agli alberi di limone, o carezzerò visi, fiori e animali. Questo è mancato e manca da gran tempo. Così mi affido al suono e al tuo richiamo. Bella, bella. Sono ancora io, Matteo Cavicchini, il pianista. Per diletto scrivo poesie, Beppe lo sa, e sa che non sono un poeta. Ne ho l'arroganza di ritenermi tale. Mi sono sentito di dedicare un piccolo scritto a Hirschman, e se poi Beppe vorrà concedermi questo privilegio,
ve lo leggerà. Versi che urlano silenzi, rime che traghettano lacrime, voci che disperdono rancori, nella gelida notte canti. E la tua voce soffia, ansima, sorge, tra tipidi sguardi e corpi nudi, rapito ascolto e sorrido e sogno e ti vedo. Un giorno di Jack Hirschman. Un giorno smetterò di scrivere e dipingerò soltanto. E smetterò di dipingere e canterò soltanto, e smetterò di cantare, e me ne starò seduto soltanto, e smetterò di stare seduto, e respirerò soltanto, e smetterò di respirare, e morirò soltanto. E smetterò di morire e amerò soltanto. E smetterò di amare e scriverò soltanto. E scriverò soltanto. E scriverò soltanto. E scriverò soltanto. Vi ringrazio tutti. Noi ora ci salutiamo per il pubblico che ci ha seguito sicuramente. E dopodiché la registrazione finisce qui. Aprite tutti i microfoni, diamoci un grande abbraccio a Jack. Aprite tutti i microfoni. Aperto. Attivate tutti. Stefania attiva Stefania. Ecco, siamo tutti attivati. No, Nicola attiva. Nicola attiva, ci dobbiamo salutare. Ci diamo un grosso abbraccio e poi vi dirò il resto. Ecco. Ci diamo un grande abbraccio, vi abbraccio tanto. Sì, intanto salutiamoci, così chiudo la registrazione. Ok. Ciao Beppe, grazie. Ciao a tutti. Ciao.